Questo è l'ultimo che scende. Al momento sì, per quanto ci riguarda finisce stasera. Questo potrebbe essere l'ultimo traghetto sulla rotta Genova-Olbia. È una delle cinque linee che Tirrenia ha minacciato di eliminare se il governo non finanzierà la proroga del servizio in convenzione. Non sappiamo quale... Ma detto qua la prossima, qual è il nostro destino? Sì, ci togliono la linea. Andiamo in mezzo alla strada. Ma... Un collegamento redditizio, d'estate, sovvenzionato dallo Stato nel periodo invernale per garantire la continuità territoriale tra la Sardegna e il resto del paese. Sono 40 anni che viaggio tutte le settimane. Sono settimane che dormo più sulle navi che a casa. Io posso capire che in questo periodo di pandemia sono tutti messi all'osso, però a parte noi trasportatori, se è vero quello che hanno detto, che toglieranno cinque linee per la Sardegna, sarà un grave danno. Io sono disperato perché non so come fare. Togliendo cinque navi, capisci bene che insomma è un bel po' di personale. Sono anche tanti precari. Sono a chiamata aziendale, quindi l'azienda può chiamarli in qualsiasi momento. E questi sono quelli che rischiano. Andiamo giorno per giorno. Sbarcati a Olbia, raggiungiamo la provincia dell'Ogliastra, dove a causa delle rotte eliminate da Tirrenia, il porto di Arbatax rischia di chiudere definitivamente. Se sospendono è un bagno di sangue, praticamente torniamo indietro di 50 anni. Noi siamo qui, dovremmo andare al Porto Torres o Cagliari. Togliere la Tirrenia dal porto di Arbatax è come togliere l'ossigeno a un Covid, è la stessa cosa. Stiamo cercando un biglietto per mercoledì, ma è già negativo, non c'è. C'è Porto Torres, ma Porto Torres è fuori tempo massimo. Noi abbiamo poche cose, ma se ci tolgono quelle poche cose che abbiamo... Dove sei? Sono su Gobinete, l'ho trovata l'entrata. Siamo 23 comuni, 60.000 abitanti. Noi possiamo resistere qualche settimana, il territorio può resistere per un breve periodo, ma poi è un servizio indispensabile. Oltre ai disagi per i viaggiatori che oggi non potranno imbarcare da questo porto, dove oggi avremmo avuto due collegamenti navali, siamo preoccupati per tutti i lavoratori marittimi e per tutto l'indotto che rischiano concretamente di perdere il proprio posto di lavoro. È ancora più inaccettabile in un momento come questo. A poche ore dal blocco delle linee continua il braccio di ferro tra il Ministero e Tirrenia. E ogni 20 giorni dobbiamo subire il ricatto di questo o di quell'altro armatore che mette a rischio i posti di lavoro per ottenere l'ennesima proroga. Non è più possibile gestire una continuità in questa maniera. Sono 500 i lavoratori marittimi impiegati sulle linee eliminate che ora non sanno se e quando ricominceranno a lavorare. Non sappiamo ancora niente del nostro futuro. Cioè, tu non sai se domani vai... No, non sappiamo, ce l'ha del 3. Non fare chiodi, non sappiamo dove farli. Entro il 28 febbraio la convenzione di continuità territoriale andrà a bando. Allora anche gli altri 4.500 dipendenti Tirrenia, oggi in amministrazione straordinaria, saranno a rischio.